Salve a tutti e benvenuti nel sesto episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps su PC. E mentre siamo in questa zona bellissima del gioco, guardate anche la cascata dietro, quanto sono belli questi effetti, quanto è bello questo gioco! Avevamo appena preso una nuova abilità, lo scatto! Eccolo! Vedete che ha anche una nuova animazione rispetto ad Ori 1, che era molto più grezzo. Questa è proprio una schivata, guardate, la possiamo anche spammare, così. Ed ora, con questo scatto, possiamo andare in molte zone diverse. Sì, fa un mini tutorial che non ci serve. Anche qui, un altro mini tutorial che non ci serve, perché noi andiamo a uccidere questi mostri. Oppa! Prendiamo questa preziosissima esperienza. Questi mostri ci avrebbero attaccato se avessimo fallito il salto. Ma noi non lo falliremo. Ecco fatto. No. Dai, che figura di merda. Ecco, cerco di non parlare in continuazione perché vorrei farvi sentire anche la musica di questo gioco, che è bellissimo. Dai, avevo saltato però. A parte che io volevo semplicemente andare più in alto qui, perché qui si può prendere qualcosa di interessante. Opa. Esattamente, altra esperienza. Ah, ho colpito il popò. Anche lui mi ha colpito, anche lui mi sta facendo male. Aia, vabbè. Ecco fatto. Tutti morti, mi curo. E andiamo avanti. Qui non c'è nulla. Oh, invece sì, un segretino. Bisogna sempre stare attenti a quei passaggi strani. Ed ora si può tornare indietro. Curo anche. Una zanzarona. Queste sono molto pericolose, eh. Ok. Si sentono i danni in più che facciamo grazie agli amuleti, eh. Aia. Si sentono anche i danni che prendiamo. Vedete, senza lo scatto non saremmo mai riusciti a tornare indietro. Possiamo prendere anche questa esperienza. Ok, crepa. Preso! Oh, al limite, aia, zanzara del cavolo. Perlomeno la fa sbattere contro le spine, ben gli sta. Ed ora possiamo anche salire quassù a parlare al nostro amico lupo. Salve, la Valle di Quolok ti dà il benvenuto. Siamo nel settore del grande Quolok, guardiano della palude. Grazie a lui le cose sono cambiate pochissimo da quando è iniziato il declino. Sì, acquistiamo una mappa, assolutamente. Perché se c'è un acquisto obbligato in Ori and the Will of the Wisps, sono le mappe. Ogni volta che trovate lupo, acquistatele perché sono utilissime. Muori. Ecco, se lo fate andare in acqua, lui non esploderà. Ed ora possiamo andare anche quassù. Evitando queste zanzare. Evitando anche lui. Fatto. Perché quassù?
C'è la gara che vi avevo detto nello scorso episodio. E anche una sfera di vita. Ce ne serve un altro per aumentare la nostra vita massima. Ma ora possiamo provare la gara. La prova dello spirito. Ci fa anche vedere il percorso inizialmente. Vediamolo, quindi dobbiamo scendere. Andare a sinistra. Di nuovo a destra. Poi tutto giù. Fino ad arrivare qui ed andare a sinistra. Ecco lì il nostro premio. 1000 punti esperienza. Dovremmo riuscire a battere il nostro fantasma. È da tanto che non lo faccio, quindi non vi assicuro niente, ma io ci provo. No! Appunto, è andata male. Riproviamo. Possiamo anche saltare ovviamente il filmato. 3, 2, 1, via! Qua gli do già un bel po' di distacco, a lui. No, scendi, grazie. Ecco qua quando vi dicevo che ogni tanto avere il Ori che si attacca alle cose non è il massimo, perché voi vorreste scendere, ma lui si attacca. No, scendi, ok. Fatto. Vinto. E gentilmente ci riporta qua su. Ahia, vabbè, a questo punto me ne vado da qua. Queste zanzare è impossibile colpirle quando fanno così. Meglio andarsene. Appunto. Ok, qua però non mi dovrebbero rompere le palle, quindi. Scenda, grazie. Dobbiamo colpire quell'occhio lì con l'arco. Esatto, ora si è aperto il passaggio e possiamo passare con lo scatto e prendere questo frammento. Colpo rapido. Attacca più rapidamente con l'arco spirituale. Per adesso non ci serve, però per alcune build è favoloso. Ora noi dobbiamo solamente tornare su. Non badiamo a queste zanzare, che è più il tempo che ci metteremmo a ucciderle che altro. Vabbè, ci hanno ucciso loro. Sono fastidiosissime, guardate, è assurdo. Mettere due zanzare qui è proprio di un fastidio incredibile. Anche perché poi fanno un sacco di danni. E non è che dici, vabbè, fanno poco danno. Guardate, assurdo. Poi c'è pure quel mostriciattolo lì lassù. Ora io come torno indietro? Giustamente non avevo visto questo fungo. Ok. Ed ora si può tornare indietro. Fin su. Oh. Via. Altra energia. No, qua ci serve la sua linguetta. Esattamente. Altra energia me la prendo volentieri. E finalmente possiamo andare dall'altra parte e attivare quest'occhio viola. Che libro ha questo passaggio che ci teneva bloccati da due episodi praticamente. Grazie per l'energia. Grazie a te invece per l'esperienza, mostriciattolo. Ce n'è un altro? No. Grazie. Eccone qui un altro. Altra esperienza gratis. E possiamo salvare. Ora ho quasi 2000 punti esperienza, eh. Posso comprare delle belle cosine quando rincontreremo la nostra Rafiki. O meglio, il nostro Rafiki. Il nostro maestro d'armi. Però qui. Della prima vera e propria boss fight del gioco. Oh! E salta? Bravo. Aia. Curiamoci.
È molto semplice questa boss fight, eh. Ora morirò dopo averlo detto, ok. Serve proprio per farvi capire i concetti base del gioco. La schivata. Potete colpirlo fortissimo questo. È molto lento come nemico, come vedete. È proprio un tutorial dell'attacca esplosiva. Ed è anche molto corretto come nemico, perché vi lascia sempre lo spazio per schivare. È quasi morto ormai, non può più nulla contro di noi. Ecco fatto. I mochi si sentono più al sicuro e ci lanciano la liana per fuggire. Avrebbero potuto farlo prima, mochi stronzi. Però... perlomeno la ce l'abbiamo. Qui iniziano ad esserci tante di queste lanternine, anche chi ha giocato al primo Dori sa cosa servono. E anche quella pianta lì sa cosa serve, chi ha giocato al primo Ori. Qualcosa mi dice che stiamo arrivando a quel punto, ragazzi. Qualcosa mi dice che ci stiamo arrivando. Ed anche più presto del previsto. Contando che tecnicamente abbiamo appena iniziato Ori. Passata tipo un'oretta, un'ora e mezza. E infatti, eccoci qua. L'albero da cui proprio pende quella... quella lanterna. Assorbiamo la luce. Colpo. Hai acquisito una nuova abilità. Tieni premuto LB nelle vicinanze di lanterne, proiettili o nemici. Poi prendi la mira per saltare. I proiettili verranno reindirizzati. Sì, esatto, ha cambiato il pulsante da Ori 1 ad Ori 2. Quindi dobbiamo prenderci un po' la mano, però ora si fa con LB, così. È anche molto più smooth riguardo a, rispetto al primo capitolo. Lì dobbiamo arrivarci con il colpo. Esatto. Qui dobbiamo unire le nostre abilità. Prima di tutto rompiamo quel passaggio e attiviamo la leva. Che ci sblocca quel passaggio lì. Ora sì che iniziamo a sfrecciare nell'aria come nel primo Ori 1. E infatti ho preso un colpo in faccia malissimo. Però qui non ci siamo ancora arrivati. Possiamo vedere cosa c'è. Innanzitutto si può salire questo. Ecco fatto, prendere una bella sfera di vita. Uno schiatto rosso. Questo fa male, eh. Sa dove stiamo andando qua? Questo posto sembra parecchio originale. Abbiamo un frammento intanto. Schegge. I colpi dell'arco spirituale si dividono in proiettili più piccoli. E già combinando questo a il frammento che abbiamo preso prima, quello che ci fa sparare più rapidamente, intuite che possiamo, può esserci una bella build per l'arco in questo gioco, eh. Qui ovviamente ci torneremo più avanti. È una zona avanzata che per adesso non è ancora sbloccata. Noi qui ce ne andiamo. Ci siamo presi un frammento e una cellula vitale in più.
Direi che siamo abbastanza soddisfatti, no? E ce ne andiamo. Qui, se riusciamo a fare l'angolo giusto, potremmo andare lì su, lassù e prendere quella. Ecco fatto. Quella sfera d'energia. E anche la nostra energia massima è aumentata. Per salire ci serve il colpo, esattamente. E qui invece ci servono i loro proiettili. Esatto, poi da lì non possiamo andare avanti, quindi ci tocca tornare indietro. Per ora possiamo salire qui e prendere quella sfera d'esperienza. Stiamo per arrivare ad un bel punto nel gioco, eh. Però vorrei uccidere questa zanzarona prima. Esatto, l'ho fatto andare contro le spine. Sì, stiamo per arrivare ad un punto molto importante del gioco. Io lì potrei arrivarci, secondo me. Ecco qua, così. Qui mi serve un'apertura, però. Oh, calmo, scoiattolone. Ecco, bravo, vai sulle spine. Vediamo se è qui indietro. Non credo che sia qui indietro, quindi la leva da aprire è sicuramente più avanti di là. Vediamo un po' la mappa. Ah, ecco, vedete, no, dobbiamo andare da questa parte. Sì, dobbiamo andare di qua. Però direi che per questo video può finire qui. Dopo aver appreso un'altra abilità e anche aver sconfitto una boss fight, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e Ori è tutto, al prossimo video!